Boston trionfa anche in gara 5 e conquista le World Series 2018. Per i Red Sox, i quali solo nel 2004 avevano spezzato l'incantesimo che dal 1918 non li aveva mai visti vincenti, è il quarto titolo nelle ultime 15 stagioni. Gara 5, i Red Sox segnano punti col contagocce ma sono giocate che fanno sempre male, sono pesantissime battute che chiudono le World Series con la quarta decisiva vittoria sulle sette potenziali gare contro Los Angeles, sconfitta 5-1 domenica notte per i californiani, domati 4-1 nella serie, lo stesso divario della finale di Lega, con la quale Boston aveva detronizzato Houston. I Red Sox passano al Dodger Stadium grazie a David Price, trasformatosi da brutto anatroccolo dei playoff a fenomeno autentico, anche se non gli basterà mettere due volte la sua firma da vincente per diventare L'MVP, scelta caduta su Steve Pearce, fondamentale nelle ultime due vittorie e un bottino di 11 punti battuti. Solo J.D. Martinez ne totalizza di più con 14 punti, lanci impercettibili e storici. Una partita impeccabile per un giocatore dalla storia emblematica, questa dell'ex enigmatico Price: 7 riprese, 3 valide, 2 BB, 5 BW per sigillare il cruciale successo di gara 5 dopo quello in gara 2 a Boston che serviva ad evitare il proseguimento della serie ancora al Fenway Park, punto dove invece ci sarà soltanto una grande festa, con la parata nella città, per celebrare il 9 gradi titolo della storia della franchigia. E la squadra che dal 2000 ha rivinto più titoli, ben 4 superati i 3 di San Francisco. Un titolo che scomoda anche i confronti coi passati Red Sox vincitori dell'anello: è questa la squadra più forte di sempre? A leggere delle 105 vittorie in stagione regolare, e un bottino di 11-3 nei playoff, in un crescendo trionfale questa squadra allenata da Alex Cora, il primo manager portoricano ed il quinto rookie a vincere l'anello, lui lo vinse da bench coach nel 2017 anche con Houston. Sembra davvero una squadra da consegnare alla leggenda del baseball. Proprio perché composta da giocatori persino umili, una squadra che ha nel lanciatore Chris Sale la stella del monte e al quale toccherà effettuare l'ultima eliminazione della serie su Manny Machado, comprato in estate dai Dodgers per stravincere. Sale che dopo la finale di Lega era finito in ospedale, aveva giocato in gara 1 e fatto il leader dello spogliatoio a suon di grida. Una scossa che ha trasmesso anche a Price, il braccio del destino, dominante in post-season con 3 successi dopo 9 flop, che ha concesso solo 6 valide in 2 match ai Dodgers, ma anche a Rick Porcello, a Eovaldi e a un bullpen promosso in pieno in questa serie di finale contro i californiani. Una squadra che ha un line-up esplosivo e prolungato, con tutti decisivi a turno, dal primo all'ultimo, ed un diamante ben armonizzato. Una squadra completa e compatta, anzi speciale come dice Moreland, l'autore del fuoricampo che ha dato vita alla rimonta cruciale di gara 4. Una squadra ben assortita, che ha dominato la divisione poi la fase ad eliminazione diretta, quando magari la davano per meno debole, punto, ma la squadra che aveva disegnato Cora, mentre in autunno andava ad aiutare il popolo portoricano devastato dall'uragano, è stata una macchina straordinaria che le World Series hanno esaltato ed evidenziato. Boston ha perso la gara dei 18 inning, ha concesso solo una vittoria sia a Houston che agli Yankees, davvero non ci sono dubbi su chi fosse la più forte delle 30 squadre di Major League. Delusione Dodgers, Los Angeles paga un line-up meno incisivo rispetto a quello degli avversari, e alcune scelte discutibili sia sui continui cambi del line-up che per la gestione del monte da parte del manager Dave Roberts, criticato persino dal presidente americano Donald Trump. Los Angeles non vince il titolo dal 1988 e per la seconda volta vede trionfare in casa la rivale della finale. Pearce gondola: è il momento più bello della mia vita. Cora, 43 anni, che ha vestito i calzini rossi dal 2005 al 2008, si gode i complimenti: siamo stati come una famiglia, ha funzionato tutto perché tutti si sono impegnati per la stessa causa. Ultimo capolavoro, al 6 gradi lancio della partita per Clayton Kershaw si mette male Steve Pearce, prima base, si ricorda della notte precedente con un fuoricampo ed un doppio pesantissimi 4 PBC e spara la slider del lanciatore per un altro fuoricampo al centro che vale 2 punti in base, c'era ben intendi, reduce dal singolo. La risposta al primo lancio di David Price la dà a destra il seconda base David Fraese 2-1. Los Angeles non sfrutta al 3 gradi inning gli effetti di un triplo dello stesso Fraese, la cui lunga e alta linea manda in crisi J.D. Martinez. Price risolve, rivelandosi solido come in questi playoff. Anche Kershaw fa valere tutta la sua classe tra veloci e sliders, ma al 6 gradi inning niente può contro il miglior battitore dell'American League, il leadoff Mookie Betts, che spedisce a sinistra il fuoricampo del 3-1. Imitato al 7 gradi da J.D. Martinez, che un anno fa realizzò al Dodger.